Buongiorno e benvenuti nel mio angolino. Oggi mi trovo qua, ogni tanto cambio stanza. Meno male che ho fatto sto pannello, volevo fare un tavolo. E mia moglie mi fa, ma se fai il tavolo, poi ti tocca traslocare con tutto il tavolo. E c'aveva ragione. Per cui ogni tanto mi prendo sto pannello e mi sposto come un deficiente che sta facendo il trasloco. E mia moglie, mettiti là che lì non devo fare niente. Poi mettiti là, mi fa morire. Per cui mi sono inventato sto pannello. Bene, allora signori, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo una vincitrice. Hanno indovinato il puzzle misterioso e si sono fregati il puzzle da mille pezzi. Ebbene sì, la vincitrice è la signora Veronica Palumbo. In verità ci siete arrivati tutti col soggetto, perché con le ultime 30 tesserine che ho inserito domenica era un po' più evidente, per cui non sono così bastardo. Ha indovinato. Come dicevo prima, ci siete arrivati un po' tutti. Qualcuno ha sbagliato la maggior parte ha sbagliato sulla marca, perché sui pezzi ce l'avate anche arrivati. C'è chi diceva 500, chi 550, però male un po' eravamo tutti lì. E ora vi faccio vedere il puzzle misterioso. Vedete? Si chiama Mediterranean Sea. Vabbè, tutti avete detto la stessa medesima cosa, per cui va bene, il posto è quello, è un puzzle bellissimo, ma non solo per l'immagine, ora lo faccio vedere, anche se non si meritano pubblicità. Io ho mandato un'email e ho detto che i vostri puzzle sono fatti bene, perché ora ve lo faccio vedere, e sono fatti veramente bene. Mi hanno detto ma noi non vogliamo pubblicità e cose varie, ma io non è che gli voglio fare pubblicità, cioè a livello mondiale, bastava, cioè non è che mi dovevo pagare, i puzzle ce li ho pure, per cui non è che era per fare il nome, vabbè, ma non me ne frega niente, perché lo dico che è bello, punto. Ed è della Globo. Questo è il puzzle misterioso. Era il puzzle misterioso perché si è aperto tutto. Eccolo qua, il puzzle misterioso. Non l'ho agganciato bene. Vediamo se riusciamo a montarlo in fretta e furia, veloce. Credo di no, perché c'è un casino, è successo. Ma mannaggia. Comunque, il puzzle è questo. Adesso non mi va di montarlo perché ho promesso al bimbo che lo portavo giù in giardino in piscina. E le promesse si mantengono, soprattutto ai bimbi. Quando si fa una promessa a un bimbo, si deve mantenere a tutti i costi. Perché poi ci rimangono male, poi perdi fiducia. Poi magari se gli dici una volta, vabbè, te lo prometto, poi i bimbi non ci credono più. Ed è una cosa un po' brutta. Invece noi li dobbiamo accontentare. Per cui cercheremo di fare veloci, almeno ci proviamo. Volevo farvi vedere il puzzle per intero, ma come un coglione l'ho
distrutto. Sì, sì, avete sentito bene comunque? A volte me lo dico pure io stesso, coglione. Niente, signori. Dai. Il puzzle comunque è quello che vi ho fatto vedere, lo potete confrontare con le varie foto, tanto i video sono lì, non li tolgo, ci mancano due pezzi comunque. Eccolo qua, il puzzle è questo. Riuscite a vederlo? Ci manca qualche pezzo, è lì, nella mia destra. Bravi, siete stati tutti bravi perché ci siete arrivati. Io dico, com'è che ci siete arrivati? Avete riconosciuto l'immagine, la chiesa? O avete fatto una ricerca Google con foto? Anche se ci mancavano pezzi. Comunque, siete stati meravigliosi. Voglio ripetere, non è un puzzle personalizzato come mi ha scritto qualcuno in privato o anche nei commenti. Ma è personalizzato, no. Non è assolutamente personalizzato. È della Globo. Ve lo avvicino. Si vede? Della Globo, 500 pezzi. E devo dire una cosa riguardo a questo puzzle. Questo puzzle è fatto bene. È tagliato bene. È spesso al punto giusto. È rigido, c'ha una stampa fenomenale, c'ha una trama antiriflesso eccezionale e non capisco perché questi ne fanno pochi, non capisco. A parte che io non ho mai visto gente comprare puzzle. Prima quando ho cominciato dicevo, ma li faccio solo io, perché non vedevo mai nessuno che... Poi vabbè, poi mi sono inserito nei vari gruppi, ma tuttora non vedo gente che compra puzzle. Però inserendomi nei vari gruppi poi ho scoperto un mondo. Ma io personalmente, mentre vado in un negozio, non ho mai visto una persona che compra il puzzle. Bene, volevo fare i complimenti a tutti, siete stati tutti bravissimi perché vi siete impegnati. È un giochino che rifarò subito, lo terremo fisso come giochino lì, così. Ripeto, è un modo per coinvolgere gli utenti, potete leggere qualcosa, tutto gratuitamente. Ho già avvisato la signora Veronica, ci siamo già messi d'accordo per consegnare il puzzle. Bravi, siete stati tutti bravi, tutti meravigliosi a starmi dietro perché siete stati sempre puntuali lì a rispondere. Mi piace così. Niente, adesso questo lo mettiamo da parte, lo stacchiamo di nuovo, così quando abbiamo tempo lo rimontiamo. E sapete quanto l'ho pagato? L'ho pagato 3,50 euro al negozio. No, 3,90 euro. E sono stati pure gentili in un certo modo perché ne avevo presi due. In entrambi mi mancava un pezzettino. Io ho scritto, mi hanno mandato di nuovo due puzzle a tempo una settimana. Con tutto ciò c'era il Covid-19, che c'erano problemi con le spedizioni e cose varie. Loro in una settimana mi hanno fatto avere di nuovo due puzzle. Per cui se li vedete in giro, comprateli perché ne vale la pena, sono dei puzzle belli, ripeto, tagliati bene, rigidi, resistenti, una stampa, non finirò mai di dire che sono dei puzzle fatti bene, per cui meritano di essere acquistati, soprattutto a questo prezzo. Io ne ho presi 4, magari un altro lo metterò, ormai tanto sapete già la marca, dovete indovinare pezzi e soggetti. Perché li fanno da 1000, da 500, da 1500. Per cui signori, facciamoci complimenti alla signora Veronica. Questo fine settimana penso che gli verrà consegnato quello da 1000. Quello da 1000 non ve lo faccio vedere, perché se lo faccio vedere
lo vedrà pure la signora Veronica e la sorpresa svanirà. Invece gli terreni conservati sarà le stessa. La signora Veronica è iscritta anche in vari gruppi di puzzle, per cui se c'è qualcuno dei miei iscritti che è su Facebook e cose varie potrà vedere la signora Veronica che credo voglia fare una recensione sul puzzle che ha ricevuto e come l'ha ricevuto, se vi ho imbrogliato, se non vi ho imbrogliato. Io non imbroglio nessuno, sono sempre corretto con tutti, ho mantenuto la promessa, voi avete indovinato. Ci sono vari... Io ho preso questo qui di Londra, i cuccioli, e poi ce ne mancano perché ce ne sono tanti altri ancora. Beh, di nuovo complimenti alla signora Veronica, complimenti a tutti perché ci siete arrivati tutti. Ci vediamo al prossimo giochino. Arrivederci e grazie.